Bella a tutti ragazzi, buongiorno, cioè buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, vabbè, non so a che ora vedrete questo video e benvenuti alla seconda parte del Parigi Food Porno. Ragazzi, buonasera, buonasera, oggi mi sono svegliato tipo all'una, quindi questo video inizia tipo alle 4 di pomeriggio, perché ieri sera dopo la cena siamo andati a ballare in un locale, da tipo un anno e mezzo che non andavo a ballare, quindi anche se non ho bevuto, non lo so, ho accusato parecchio la serata, mi sono svegliato un orario improponibile, quindi niente, adesso eravamo qui, non so se ci avete presente, se la riconoscete, stavamo venendo a vedere la Tour Eiffel e ci siamo fermati in un posto a mangiare, perché comunque un mezzo langurino ce l'ho, e vorrei mangiare una crepe salata, vediamo se ci riesco. Ed eccola qui ragazzi, la nostra crepe salata con prosciutto e formaggio accompagnata, non mi chiedete il motivo, da un'insalata che secondo me c'ha tipo una sorta di marinatura, perché vedete... Vedete che strana sta salsa. Assaggio, vediamo com'è. Ok, assaggiamo la crepe. Sembra che c'è un bel po' di condimento dentro. Mamma mia raga, era bollente, ma veramente, veramente buona. Dentro c'è una valanga di prosciutto e formaggio. Un formaggio bello affumicato. E l'impasto della crepe è da buona. Mi piace molto. Però voglio solo capire qual è il condimento dell'insalata, credo sia una sorta di vinaigrette fatta con un aceto di vino rosso invece di aceto di vino bianco, perché non ha un sapore diverso dalla classica vinaigrette. Allora ragazzi, la crepe è molto molto buona, l'unica cosa è che l'hanno fatta praticamente con lo stesso identico impasto di quella dolce, quindi era mezza dolce la crepe, però vabbè, alla fine non era male, diciamo che era molto delicata considerando anche che il condimento era prosciutto cotto e formaggio, alla fine linea di massima era delicata. Nel frattempo noi siamo qui e stiamo andando sopra alla Torre Eiffel. Raga, già prevedo che mi congelo fortissimo, già lo so. Cioè fa freddo sotto, pensate lì sopra. Cioè, assurdo, assurdo. Ragazzi, vi dico solo, wow. Wow, che spettacolo. Pazzesco, raga. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Guardate qua, è gigante, pazzesco. Mamma mia. Ok ragazzi, una mezz'oretta di fila abbondante. Abbiamo fatto i biglietti, 13,10 € l'uno per salire sul top, perché potete scegliere se il piano intermedio o il top. Noi abbiamo scelto il top perché una volta che si fanno le cose vanno fatte per bene. Ora ci dobbiamo fare un po' di fila, prendiamo l'ascensore e saliamo. Oh cazzo! Ok, siamo scesi dal primo ascensore al piano intermedio e ora prendiamo l'ascensore per salire sopra. Ragazzi, la vista già da qui è mozzafiato, non oso immaginare da sopra che cosa sarà, sarà fuori di testa. Mamma mia, guardate qua. No, gioca! Mamma mia ragazzi. No, vabbè. Vabbè. Ragazzi, sono sceso dal secondo ascensore e la cosa veramente veramente figa è che ci troviamo ancora in un piano intermezzo. Con questa scala si sale, ma adesso vi faccio vedere, tipo c'è un tabellone che gira tutto quanto intorno a questa cerchio, ok, qui sopra sulla punta della Torre Eiffel, dove vi dice che se guardate in una determinata direzione vedete oltre tot chilometri, ovviamente, quindi non è proprio quello che vedete, ma che oltre una tot direzione c'è una determinata città. Cioè tipo dice che qui, se io guardo in questa direzione, a 846 chilometri c'è Venezia. Non la vedo, è un po' lontana secondo me, forse è lì giù. Sì. Saliamo ancora, dai. Io soffro mezzo di vertigini, non so perché ho fatto sta cosa. Ok ragazzi, vi faccio vedere la vista da qua. Porco due, non c'ho idea. Ragazzi, questa è una vista mozzafiato a tutti gli effetti, ve lo giuro. Mamma mia, mamma mia. Visita alla Tour Eiffel terminata, esperienza pazzesca, ma raga ve lo giuro, mi so puzzato di freddo. Mamma mia, che la mascherina in faccia, ma la sono tenuta prevalentemente per riscaldarmi, no perché era obbligatorio. Oh, penso, non so, probabilmente andiamo a mangiare qualcosa e boh, ci vediamo tra poco. Mamma mia,
che freddo. Ragazzi, buongiorno. Alla fine ieri sera niente cena fuori perché faceva proprio troppo freddo. Dopo la Torre Eiffel mi sentivo tipo un vecchietto, ero lì che tremavo tutto quanto, mi stavo a morire di freddo. Quindi sono tornato in hotel e ho ordinato un delivery. Stamattina sveglia di buon'ora, ore 11, e siamo venuti a fare brunch. Quanto mi piace il brunch. Ah sì, vabbè, sono a fare brunch da Caf Caf. Ragazzi, sto assaggiando per la prima volta in vita mia un chai latte. Dovrebbe essere tipo latte e cannella. Mi piace la cannella e mi piace il latte. Buon culo, cioè pure in bocca. Ok ragazzi, abbiamo qui dei Benedict Egg Muffin. Mamma mia, guardate che spettacolo. Due brioche con cheddar, avocado, bacon e uovo. Mamma mia ragazzi, che belle. Questo invece, miei cari ragazzi, è un quadruplo pancake con sciroppo d'acero, cioccolata e banana. Di poco, leggero, guardate la mano. Giganto, dodicchio. Proviamo una cosa. Mamma mia. Ragazzi, assaggiamo questo egg dolce cosa. Il bacon non è di maiale, è bacon di manzo, quindi è più affumicato, meno grasso. Non ci sta da paura. L'avocado si scioglie. Ha un punto di maturazione perfetto questo avocado. Madonna raga, non avete idea di pancake che so. Assolutamente best pancake 2021. Assurdo. Morbidissimi, super scioglievoli, bollenti, tanto che le gocce di cioccolato si stanno sciogliendo. E la parte croccante è la nocciola, veramente buoni. Ok, finito qui da Caf Caf, molto molto buono per quello che avete visto. Quindi un quadruplo pancake, un egg benedict, un chai latte e un cappuccino, 38 euro. Allora, forse per le medie di Roma è alto, ma vi assicuro che qua siamo normo prezzo, mettiamola così. Poi era buono, quindi sti cazzo. Ragazzi, piccola passeggiata post brunch. Sono venuto a vedere Le Jardin de Luxembourg. Non so se l'ho pronunciato bene, comunque sono i Giardini di Lussemburgo e sono qualcosa di pazzeschissimo. Io vedo il benessere se mi guardo intorno. Mamma mia, tutta gente qui a studiare, passeggiare. Mamma mia. Poi oggi che bella giornata. Finalmente un po' di sole a Parigi. Non so dov'è, lì dietro. Ok ragazzi, dopo il parco del Lussemburgo siamo venuti a vedere Place Vendôme. Fa un freddo madornale proprio. Non so se si utilizza dire freddo madornale, non lo so. Comunque fa un freddo epico. Questa piazza è bellissima, ma soprattutto guardandoci in giro vediamo proprio la povertà. Patek Philippe, Rolex, Louis Vuitton. Proprio una piazza da poveri. Dando un'occhiata, va. Abbiamo qui gli alberi di Natale, gli alberelli, due. Lì altri due, lì altri due. Vabbè, gli avanzavano un po' di alberi di Natale. Qui c'è questo piccolo aggeggio infernale. E wow ragazzi, veramente bella sta piazza, super grande ma soprattutto pulitissima. Vi devo dire pulitissima. Ragazzi, buonasera. Dopo il solito riposino e doccia pomeridiana, perché di mattina fa freddissimo, di sera fa freddissimo, mi sto a lavare sempre il pomeriggio, non mi chiedete perché, non lo so. Siamo a cena da pizzeria popolare, spero di mangiarmi un'ottima pizza. Spero, dico se è buona. Ok ragazzi, la prima cosa che mangeremo qui da pizzeria popolare è questa super 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 mozzarella in carrozza. Guardate qua dentro c'è anche il prosciuttino, che non ci sta mai male. Assaggiamola. Ok, assaggiamo la mozzarella. Minimo ci stanno due panature. E questa cosa mi piace, è bella pesante, quindi c'è una valanga di mozzarella. E poi è bella saporita. Uè, acchiappa sta margherita. Acchiappa sta margherita ragazzi. Acchiappate sta margherita, per niente male. È una super. Quattro formaggi. Ok, devo dire che le pizze non sono male, sono un po' stortignacole, ma non sono male. L'impasto sembra bello areato. Ora le assaggio. Assaggiamo la margherita. Bella condita, cotta nel forno a legna. L'impasto non è male. Secondo me per stare a Parigi non è male.
anzi vi dirò, probabilmente non sarebbe male neanche se fosse a Roma. Ok, assaggiamo una quattro formaggi, che in realtà è una tre formaggi perché loro ci mettono la ricotta, ma io gli ho fatta leva perché non so, manna la ricotta. Molto buona, se devo dire, la preferisco anche alla margherita. Ragazzi, cena da pizzeria popolare finita, è andata molto bene. Per un antipasto, due pizze, una birra e una bottiglia d'acqua che te regalano qui a Parigi nel 90% dei posti, 37 euro. Ci sta. Ci sta considerando che di recente il mio caro amico Harry Lazza è venuto qui a Parigi per due pizze, due birre, non mi ricordo quanto hanno speso, se tipo 60 euro. Direi che, mio caro Harry, hai sbagliato pizzeria. E sicuramente questa era più buona. Vabbè. Io penso che mo me ne vado a dormire perché fa freddo, boia, sono le 11 e noi ci becchiamo domani per la nostra ultima giornata di questo video che sarà interminabile. Ragazzi, buongiorno e benvenuti all'ultimo giorno del mio viaggio a Parigi. Mi sono svegliato con una voglia di galette, che sarebbe la crepe salata, ma non una crepe salata a caso come l'abbiamo mangiata l'altro giorno, una crepe salata particolare. Siamo in un posto a due passi dal Pantheon e vi faccio vedere. Ok ragazzi, iniziamo da una crepe complete, guardate che bella. Abbiamo una super crepe che vi assicuro essere veramente grande, con prosciutto cotto, formaggio e un uovo. Un po' di Emmental grattugiato e via. Ma lei ragazzi, guardatela, guardatela. Dentro c'è la salsiccia, il cheddar e la cipolla croccante. Mamma mia, non vedo l'ora di mangiarle. Assaggiamo quella con il prosciutto cotto. Ah, c'è una valanga di formaggio. Una valanga. Non ho un botto. Buonissimo. Ok ragazzi, assaggiamo quella con l'hot dog. No raga, io vi giuro che questa galette hot dog è la cosa più buona mangiata qui a Parigi. Brucia, ma è buonissima. Ragazzi, sto facendo una passeggiata verso il Musée d'Orsay, quello. E sono passato davanti a Pierre Hermé, che dicono faccia alcuni dei macaron più buoni di Parigi. Io non li avevo ancora mangiati in quasi una settimana e sono qui, quindi macaron time. Ok ragazzi, 4 macaron, 10 euro. Non estremamente economico, però i macaron costano, soprattutto se sono buoni. Ok, assaggiamo il primo al pistaccio. Oh wow. No, è morbidissimo. Sa un botto di pistacchio. È pazzesco, è quasi friabile. Non so, io l'ho sempre mangiato i mushi. Ok, assaggiamo quello alla vaniglia. La vaniglia pura. 10 euro ben spesi, buonissimo, buonissimo. Raga, ho preso probabilmente i macaron più costosi di Parigi, ma vi giuro che erano qualcosa di spaziale. Il più buono di tutti in assoluto, quello alla vaniglia. Tutti buonissimi, mia classifica personale, caramello, cioccolato, pistacchio, vaniglia. Ma vaniglia proprio... Adesso continuiamo la nostra passeggiata fino al Musée d'Orsay con un po' di zuccheri in più in corpo che ci danno la spinta giusta. Ok ragazzi, siamo entrati dentro il Musée d'Orsay. Informazione importante da sapere è che per tutti i provenienti dai paesi della Comunità Europea l'ingresso è gratuito se avete meno di 26 anni, quindi stocks, risparmiato moltissimo. Ragazzi, siamo venuti subito alla parte superiore, al quinto piano, a vedere Van Gogh, Monet, così. Mamma mia, guardate che bella la notte stellata. Vi giuro che dal vivo rende 10 volte di più. Voi non avete idea le medie di quante volte io ho provato a disegnare questo quadro. Lo odio, ma lo amo, bellissimo. Guardate. Bellissimo, ragazzi. Colori assurdi. Ok ragazzi, sono ufficialmente emozionato. Guardate qua, guardate qua. Ragazzi, ma vogliamo parlare di questo? Mamma mia. Questo fa parte di uno dei quadri che hanno traumatizzato la mia infanzia. Quelli che ho provato a disegnare e ridisegnare mille volte con la prof di arte che mi bestemmiava contro. E io che semplicemente cercavo di farle capire che non ero capace. E lei niente, non tigneva. Ma io comunque non ero capace. Ok ragazzi, museo visto. Bellissimo, un sacco di quadri che negli anni avevo studiato, visto sui libri, veramente è stata una bella esperienza. Non sono
un grande esperto, ma sono comunque un appassionato. Adesso siamo venuti ai Jardin des Tuileries, ci siamo passati qualche giorno fa. C'è tipo un mercatino ed è molto figo, ci sono un sacco di giostre, ci sono un sacco di cibi. Ora assaggeremo qualcosa, mangiamo qualcosa, facciamo un giro, ci divertiamo. Ragazzi, guardate che spettacolo, a parte le luci che riflettono sulla macchinetta. Mamma mia, guardate qua, un orso e dei formaggi pronti ad essere sciolti. La famosissima raclette, sandwich con raclette, polli, e questa è l'altra raclette. Io vi dico solo che continuo a girare e a non sapere cosa prendere da mangiare. È assurdo, ci sono mille robe. Volevo dei churros, poi ho girato, c'erano delle crepe, poi io do tutto. Ma come faccio a scegliere? E poi ragazzi, qui c'è lei, la ruota. Guardate che bella, continuano i banchetti, giochi, altro cibo. Adoro questa fiera, la adoro. Ok ragazzi, prima di scegliere che cosa mangiare ho deciso di prendere un sidro di mele caldo. Non so se è alcolico o no, se è alcolico probabilmente morirò. È bollente ed è alcolico, salute. Ragazzi, non sono mai salito in vita mia su una di queste. Lo sto facendo io e il mio soffrire di vertigini. Ce la faremo. Ok, ho appena speso 12 euro a biglietto per questi. Spero che sia divertente, altrimenti sarò molto arrabbiato tra un po'. Hai capito? Aiuto, perché l'ho fatto? Sono semiaperti e molto dondolanti. Ok ragazzi, stiamo salendo. Wow. Wow, amici. Ragazzi, c'è un riflesso assurdo. Comunque, quella è la Tour Eiffel. Quelli sono i Champs-Élysées. Lì c'è il Louvre e noi siamo pieni di vento! C'è un botto di vento anche qui dentro! Pazzesco ragazzi, una vista pazzesca. Questa città è veramente veramente bella. È veramente veramente fredda a dicembre, ve lo giuro. Non è forse il momento migliore dell'anno per venire in questa città. Che succede? Ok, stiamo scendendo. Ci vediamo sotto. Ok ragazzi, sono sceso dalla ruota. Alla fine abbiamo fatto 3 giri. È carino. Fa freddino, ma è carino. Non lo so, adesso sinceramente però mi è un po' passata la fame. Quindi non credo che mangerò qualcosa qui. Però vi faccio vedere sicuramente qualcosa. Stasera ci mangiamo. Ci aggiorniamo più tardi. Bella raga, stasera cena dal KFC. Così, de botto. Senza senso. Ovviamente ho preso le tenders, ragazzi, a me le tenders del KFC fanno impazzire. Ho preso per dopo una novità nel menù di KFC, pazzesco. Ora ve la faccio vedere. Ragazzi, mega wrap con crocchettone di patate, strisciolone di pollo croccante, bacon, maionese e formaggio francese. Una crocchetta di patate, ci sono pure le cipolle, così. Una manna. Ma appena torno in Italia, voi scoprite se ci stanno pure in Italia. Perché sapete che i fast food fanno delle analisi di mercato e in ogni città mettono roba diversa. Prima ci stanno pure in Italia. Spaziale. Signore e signori, ed è proprio qui, al piano superiore di un KFC in un quartiere terribile di Parigi, che questo video termina qui. Spero che vi sia piaciuto, perché io mi sono divertito veramente veramente un botto a girarlo. Abbiamo girato tutta Parigi, abbiamo mangiato una valanga di roba, più di quella che mi sarei aspettato all'inizio di questo video. E soprattutto perché, come voi ben sapete, se il video non vi è piaciuto è un problema vostro. Io non so che fate, ormai il video è stato registrato, montato, pubblicato, l'avete anche già visto tutto. E non vi resta che iscrivervi al canale e attivare la campanellina dopo essere passati dal link in descrizione per il mio profilo Instagram. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.